Dal Bondione rientrate, tre famiglie sfollate, la quarta tornerà nella sua abitazione lunedì sera. Gorno, l'amministrazione incontra la popolazione, fa il punto sullo sviluppo industriale e turistico delle miniere. Con tutta probabilità nel paese della Valle del Riso l'insediamento industriale per il trattamento del minerale. Taglia del nastro a ripetizione oggi a Costa Volpino. Dopo le 14 è stato inaugurato il nuovo centro bersaglio, seguire la fiera degli sposi e più tardi ancora è stata solennemente aperta la sponda nord del lago d'Iseo. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Buone notizie per le persone sfollate in Alta Valle Seriana a causa dei massi che mercoledì si sono staccati da un versante avvicinandosi ad alcune case e alla strada a Valbondione. Sentiamo la prima cittadina di quest'ultimo paese dell'Alta Valle Seriana, Sonia Simoncelli. Siamo al telefono con la prima cittadina di Valbondione, Sonia Simoncelli. Come ci aggiorna quindi la situazione in Alta Valle? Allora, la situazione si sta evolvendo positivamente al momento. Ci è arrivata proprio questa mattina una ulteriore relazione da parte del geologo che sta monitorando i lavori e sul versante roccioso che è stato interessato da questo smottamento dei massi. E questa relazione ci ha permesso di comunicare con una nuova ordinanza il rientro negli edifici da parte di tre delle quattro famiglie che erano state evacuate nei giorni scorsi. Rimane appunto una famiglia ancora fuori casa fino a lunedì sera. Ecco, si conta, secondo l'analisi del geologo, che c'è bisogno ancora di qualche giorno per l'ultima azione di alcuni interventi che mettono a protezione anche l'ultimo edificio. E per quanto riguarda l'area della SAB? Anche quella rimarrà ancora chiusa all'utilizzo fino a lunedì sera. È terminata dopo le 23 ieri sera a Gorno l'assemblea pubblica organizzata dall'amministrazione comunale per fare il punto anche sui possibili sviluppi delle miniere di zinco. Sentiamo il primo cittadino, Walter Quistini. Quistini, quindi questa sera avete incontrato la popolazione? Sì, è stato davvero bellissimo, devo dire, tanto è vero che alla fine ci hanno chiesto di ripetere queste serate e naturalmente prenderemo seriamente in considerazione questa cosa. Abbiamo capito che la comunità ha la necessità di avere notizie dirette, fresche, non mediate ed è importante. Abbiamo parlato un po' delle miniere sostanzialmente anche, e non solo ovviamente, dei due progetti che riguardano le miniere, quello di tipo industriale e quello di tipo, come dire, di recupero dei siti dismessi. Per quanto riguarda la questione del progetto industriale, abbiamo detto che cosa ne viene fuori dagli incontri che abbiamo oramai mensilmente con Energia Minerals, gli australiani, per dirla come si dice qui. E abbiamo detto esattamente come stanno le cose, sostanzialmente, che c'è questa fase che sta andando avanti, i risultati che stanno arrivando sono molto positivi e potrebbero preludere a una situazione che veda la possibilità di una decisione di adire al progetto industriale tout court e cominciare davvero a fare produzione, almeno questo per quanto riguarda le decisioni che prenderà Energia Minerals. Poi c'è anche una comunità che deve prendere delle decisioni. E da Energia Minerals ci aspettiamo una serie di risposte ad alcuni interrogativi che abbiamo posto e ad alcuni dubbi e alcune situazioni che vanno approfondite. Quindi i rapporti con Energia Minerals sono sempre stati ottimi, come uso dire fino a ieri. Siamo certi che saranno così anche nel futuro, ma la dimostrazione, la prova è che siamo davvero molto contenti di come sono state impostate le cose. Sono impostate in funzione del buon senso, della determinazione, della serietà e della trasparenza, che credo siano tutti principi assolutamente condivisibili. Peraltro abbiamo accennato anche all'iniziativa di Expo, dove la comunità di Gorno sarà protagonista, e anche qui, per quanto riguarda il progetto dei siti minerari dismessi, che noi vediamo come un'opportunità per questa valle straordinaria, certamente non con tempi brevi di realizzazione, ma
che va seguita, anche questa con lo stesso fil rouge, diciamo così, comportamentale che abbiamo nei confronti del progetto industriale. Quindi un atteggiamento di grande determinazione, di anche lì di serietà, di trasparenza, e quindi siamo convinti di una cosa, questo sì, che questi due progetti, pur essendo assolutamente indipendenti l'uno dall'altro, ma che possono collaborare fra di loro e quindi, come dire, a far aumentare il valore di ognuno di loro in termini esponenziali, siano davvero un'opportunità per questa valle straordinaria per il futuro. Per quanto riguarda il progetto industriale di riapertura delle miniere, è chiaro che sarà necessaria anche attivare una lavorazione secondaria all'estrazione. E ovviamente sì, e in questo senso Gorno sarà parte attiva, importante, perché è molto probabile che sul nostro territorio possa, come dire, essere costruito questo impianto che dovrà lavorare il minerale. Questo significa da un lato opportunità, dall'altro impatto molto serio. Ecco il perché il nostro atteggiamento, il nostro approccio alla questione è assolutamente laica. Non ci lasciamo trascinare per i posti di lavoro che sono, come dire, assolutamente una risorsa incredibile in questo momento, quindi siamo molto molto attenti a questa cosa, ma dall'altro lato non vogliamo nemmeno porre dei limiti che siano, come dire, pretestuosi, persino inizialmente, prima ancora che qualcosa accada, prima ancora che presentino, e lo dovranno fare, degli studi di impatto ambientale che siano all'altezza di poter permettere alla nostra comunità di fare le valutazioni e quindi le scelte. Taglia del Nastro a ripetizione a Costa Volpino. Oggi pomeriggio, dopo le 14, è stato inaugurato il centro bersaglio, a seguire la fiera degli sposi, e più tardi ancora è stata solennemente aperta la sponda nord del lago di Iseo, battezzata in inglese come Northern Shore of Iseo Lake. Allora, tanti tagli del nastro oggi a Costa Volpino. Tanti tagli del nastro che però in realtà sono un unico obiettivo raggiunto, che è quello di aver valorizzato un'area a lago che a Costa Volpino se ne parla ormai da 40 anni. La cosa più importante è quella che si è arrivati in fondo a questa avventura. Ad oggi si apre di fatto un nuovo viaggio, un nuovo percorso. Questo giorno deve essere un punto di partenza per questa struttura privata che ha consentito gli investimenti fatti a lago, e per l'area a lago che deve continuare a crescere nella direzione ricettiva come è iniziata oggi. Ecco, nel discorso che oggi lei ha fatto, ha ricordato che vuole essere un'apertura di Costa Volpino sul lago per lavorare poi insieme agli altri comuni. Assolutamente sì, abbiamo sempre lavorato insieme agli altri comuni in questo progetto del G16, ma fino ad oggi potevamo offrire poco. Oggi offriamo ancora poco, ma iniziamo ad offrire qualcosa, e penso che sia veramente un traguardo importante per la realtà di Costa Volpino. Quindi anche l'anno prossimo, per l'evento artistico atteso a livello internazionale sul lago, Costa Volpino vuole esserci in un modo davvero propositivo. Vuole esserci in un modo propositivo, vuole esserci nel suo piccolo, in quale qualità di realtà giovanissima e nuova qual è, ma vuole esserci, come tutti. Dario Viola, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, due parole su questo nuovo spazio per Costa Volpino? È la dimostrazione che, indipendentemente dalla crisi economica, è un momento difficile. Se le amministrazioni comunali si mettono insieme, lavorano, si mettono insieme anche i privati del territorio che hanno intenzione di investire, i progetti di sviluppo turistico del nostro territorio si possono portare avanti con convinzione. Quindi davvero un ringraziamento all'amministrazione che ha creduto in questo progetto e che sta cercando di dare un volto nuovo a Costa Volpino e a parte del Lago di Iseo, che fino ad oggi è rimasta nascosta. Innanzitutto grazie a tutti, alle autorità presenti e a tutti quelli che hanno collaborato. Questa è stata una sfida tra alcuni imprenditori della Valle Camonica, e tra cui l'artefice è stato il signor Lino Facchinetti, al quale farei anche un applauso, visto che è tantissimi anni che si stava impegnando. Questi imprenditori, in concerto con l'amministrazione comunale, hanno creduto
di rilanciare questa zona del bersaglio e dare uno sbocco verso il lago. E oggi difatti vediamo il raggiungimento che ha avuto questa opera. Hanno incontrato molti problemi, molte difficoltà, però anche tante persone disponibili ad aiutarli e a sostenere, non sostenere l'opera, ma sostenere moralmente. Oggi possiamo dimostrare che l'opera è completata ed è qui da vedere anche per voi. Un grazie particolare va dato all'amministrazione comunale e anche alle amministrazioni precedenti, perché comunque quest'opera è tantissimi anni che era in corso. Dunque un grazie particolare a tutti e speriamo che questo sia un'opera che resti poi nel futuro, che migliori sempre e che sia, diciamo, un qualcosa per il nostro futuro, per i nostri ragazzi. E come abbiamo anticipato, a Costa Volpino è stata aperta anche la Fiera degli Sposi. Eccoci! Ecco, oggi è stata aperta questa Fiera degli Sposi qui in questa nuova location a Costa Volpino. Sì, abbiamo iniziato oggi alle ore 14.30 l'inaugurazione in questo nuovo complesso residenziale qui a Costa Volpino, località Bersaglio. Sycamore quest'anno ha scelto una location moderna, attrezzata, un po' diversa dalle location classiche di ville storiche, castelli e quant'altro, e abbiamo sposato, tra virgolette, il lago di Iseo in questa bellissima location proprio che si affaccia su questa sponda nord del lago a Costa Volpino. Quindi una novità assoluta con questi ambienti nuovi rivisti, dove i nostri espositori, che ormai da anni ci seguono nelle nostre iniziative, hanno trovato un comodo accomodamento per mostrare quelli che sono i prodotti, i servizi e i consigli per organizzare al meglio il giorno più bello della vita, il matrimonio. Quindi noi invitiamo veramente tutte le coppie di futuri sposi che sono in procinto di sposarsi ma o che stanno programmando di farlo tra qualche anno di venire a visionare questa bellissima fiera, in quanto veramente potranno trovare tutto, dall'abito alla bomboniera, alle fedi, al fotografo, ai fiori, al viaggio di nozze, anche qualche consiglio sul discorso dell'arredamento ancora per chi non ha ultimato casa, ma anche ad esempio delle opportunità diverse per rendere questo giorno unico e irripetibile, come spettacoli, animazione. Ecco, questa è soprattutto l'occasione anche per vedere da vicino le novità del settore. Sì, infatti tantissime le novità che verranno proposte all'interno di questa fiera, in quanto i nostri espositori tutti gli anni si adoperano ad andare a cercare servizi, prodotti nuovi per diciamo informare le coppie di futuri sposi su quelle che sono le novità, tipo nel settore degli abiti, trovare non so il colore di tendenza piuttosto che l'abito di attuale per la sposa e lo sposo, ma anche per gli invitati. Il gioiellieri altrettanto si adoperano nella ricerca di gioielli e preziosi diversi per studiare qualcosa di alternativo per quello che riguarda le fedi, ma dopo tutti gli altri settori a ruota come il viaggio di nozze piuttosto che il fiorista, piuttosto che la bomboniera e chi anche fa intrattenimento musicale tutti gli anni alla ricerca di nuove proposte con magari degli animatori per intrattenere i bambini e anche gli adulti durante il momento del ricevimento, come le stesse location sono sempre più attente a dare quel particolare in più alle coppie di sposi per rendere questo giorno unico, irrepetibile, stupire gli sposi ma soprattutto anche gli invitati che nel tempo ricorderanno questo giorno fantastico. Ci fermiamo per una breve interruzione e torniamo subito. Torniamo in onda con le notizie di Antena 2. Oggi pomeriggio a Clusone è stata aperta anche la mostra zootecnica.
Bilancio sicuramente molto positivo per questa prima giornata. Sì, sicuramente, perché l'afflusso dei cavalli è stato tantissimo. Abbiamo avuto una quarantina di puledri, perché nel pomeriggio abbiamo fatto il campionato regionale, che capita una volta ogni tanto soltanto, che quest'anno l'ha assegnato a noi, dei puledri Haflinger. Poi sono arrivati un sacco di animali, ci sono 25 asinelli, c'è qualche gruppetto di capre e di pecore, e poi adesso aspettiamo il clou di stasera. Uno spettacolo da non perdere. Uno spettacolo da non perdere, perché ci sono veramente della gente in gamba, dei professionisti seri che lo fanno di lavoro, e durerà un'oretta e mezza, credo che valga proprio la pena. Ma la mostra continua anche domani? La mostra continua anche domani, sicuramente. Domani ci sarà la rassegna del cavallo Haflinger, ma non solo dei puledri come c'è stata oggi, ma di tutte le categorie, come facciamo tutti gli anni. E perciò anche lì avremo comunque una cinquantina di cavalli Haflinger. Però c'è da ricordare che la mattina c'è la bellissima sfilata per le vie del paese, con le carrozze e con i cavalli a sella di tutti i ragazzi che vengono a fare festa, insomma. E poi lunedì invece la giornata è dedicata ai bovini. Lunedì la giornata, sì, c'era anche il pomeriggio, che ci sono tutte le premiazioni dei cavallo Haflinger, la domenica. Poi passiamo al lunedì, che invece è dedicata ai bovini e agli ovini. Siamo riusciti a tirare su un bel numero di animali anche lì. Gli ultimi anni c'era stata un po' di mancanza, però vabbè, adesso forse riusciamo ancora a tirarla su anche per il lunedì. Comunque, nonostante gli anni difficili, è una fiera che si dimostra sempre un punto di riferimento importante per il territorio. Sì, molto difficili, perché vedi che le fiere zootecniche piano piano stanno scomparendo. Perciò noi dobbiamo ringraziare soprattutto l'amministrazione, che ci dà a disposizione il campo e tutte le strutture. Però non devo dimenticare gli sponsor, perché anche loro ci danno una mano, perché sicuramente potete capire. E tutti i ragazzi che ci aiutano a fare un po' il tutto. E i momenti sono difficili, però vedo che c'è anche una buona partecipazione, soprattutto di ragazzi giovani. Questo mi incoraggia anche per gli anni prossimi, perché noi cercheremo sempre di andare avanti finché sia possibile, insomma. Viene ora presentata la numero 26 di catalogo, Veni di Mira, di proprietà del signor Avanzino Stefano di Vienna, Brescia. La Casa dell'Albero, il titolo della mostra di Gianfranco Uristani, aperta oggi pomeriggio a Clusone presso la Galleria Arte Contemporanea di Franca Pezzoli. 26 settembre, 26 ottobre, Gianfranco Uristani, La Casa e l'Albero, è la nuova mostra che ospita la Galleria d'Arte Contemporanea di Franca Pezzoli a Clusone. Cominciamo dall'artista. Sì. Gianfranco Uristani, nonostante il cognome, è un artista bergamasco, è nato a Gorlago ed è un artista poeta, perché da 25 anni, e festeggia qui i suoi 25 anni di personali, presenta questa tematica, l'albero. Io albero, la casa, ma tutte le sue personali ruotano sull'albero, che descrive con un grande amore, con campiture piatte e con colori personalissimi. Allora, questa mostra che è stata inaugurata oggi con presenza dell'artista proseguirà fino al 26 ottobre. 26 ottobre, che ricordo una data storica anche per il mio spazio, perché sono 20 anni che è aperto. Perciò valuteremo poi cosa fare. Però mi fa molto molto piacere che questo caro amico abbia scelto il mio spazio per festeggiare questo anniversario. Ora, sono opere di una poesia incredibile, come ho detto prima, lui parla di questo albero, della casa, vista nei prati, al meriggio, oppure con il ruscello, e ha tutta una sua tematica, questa poetica particolare. C'è un bellissimo catalogo dove sono rappresentate le 21 opere esposte, ed è stato scritto l'introduzione da Stefania Burnelli, un'introduzione veramente molto molto bella, che chi sarà interessato potrà sentire e leggere con grande interesse. È desiderio dell'artista che io legga due piccoli pezzi di questa introduzione, perché in modo così, in modo che riusciate a capire bene quello che la Burnelli vuole spiegare. Allora,
L'effetto originale e personale è sottolineato da un uso inconfondibile della luce e dell'ombra, in netto dualismo. Si tratta di una luce abbaccinante e di un'ombra quasi fatata e incantata, entrambe saldate insieme nel colore e allo stesso tempo divise, marcate e pattuite in beni riconoscibili. La luce e il colore, d'altra parte, non sono da sempre gli ingredienti fondati per il pittore, che nella luce e nel colore raffigura e trasfigura la sua poetica visione del reale, sotto forma di elaborazione lirica evanescente nella memoria e nel sogno. Stendendo i pigmenti appostrati, giocando con la fluidità dell'olio, Uristani sente il colore nella sua fisicità e lo restituisce pieno di echi al nostro sguardo. Le superfici corpose ed emozionali, ottenute calibrando e muovendo la materia, con sicura gestualità sulla tela, paiono quasi modellate dal pennello, con effetti di straordinario risalto plastico e luministico. E continuiamo con le previsioni del tempo a cura di Matteo Lacavalla. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antena 2. L'anticiclone delle Azzorre resisterà ancora qualche giorno sul nostro territorio, ma attenzione perché sullo scenario europeo cambierà particolarmente la circolazione con l'arrivo di un'irruzione piuttosto di aria fresca proprio direttamente dal circolo polare artico che proietterà quest'aria fredda sui Balcani e a metà settimana arriverà anche da noi portando un sensibile calo delle temperature. Quindi ancora qualche bella giornata di sole, però purtroppo la situazione peggiorerà a partire da metà settimana prossima. Ma andiamo col dettaglio. Domani al mattino avremo cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso. Ma attenzione perché nel corso della giornata le nubi tenderanno ad aumentare dai settori più orientali, questo per l'arrivo di un'avvezione piuttosto fresca proveniente dai quadranti orientali con un rinforzo dei venti che si faranno particolarmente sostenuti soprattutto in montagna e sul lago di Iseo. Ecco, queste nubi insisteranno soprattutto sui settori più orientali, però tendenzialmente nel corso della giornata si sposteranno anche sulla Valle Brembana e anche sull'alta Valle di Scalve. Ecco, cosa succederà poi nel corso della giornata? Avremo temperature che tendenzialmente si abbasseranno rispetto alla giornata odierna, con massime a Clusone intorno ai 14-15 gradi, zero termico, compreso fra i 2900 e i 3900 metri di altitudine. Ripetiamo, ventilazione piuttosto sostenuta dai quadranti orientali. Cosa succederà a partire da lunedì? Lunedì avremo qualche locale schiarita sul nostro territorio in un complesso di giornata settembrina, con minime abbastanza frizzanti al primo mattino, intorno agli 8-9 gradi, e massime intorno ai 16-17 gradi. Martedì ci attende una giornata con cielo parzialmente nuvoloso, con via via nubi in graduale aumento nel corso della giornata e uno zero termico che si abbasserà intorno al 2700-2800 metri di altitudine. Mercoledì sarà una giornata in cui arriveranno nubi più compatte sul nostro territorio. Probabilmente avremo anche le prime precipitazioni a carattere piovoso e qualche spruzzata di neve potrebbe insistere sui nostri monti nel corso della giornata intorno ai 2400-2500 metri di altitudine. Localmente in serata queste spruzzate di neve potrebbero raggiungere quota 2200 metri di altitudine. Giovedì avremo una giornata con cielo irregolarmente nuvoloso, particolarmente fresca, infatti arriveranno questi venti freschi dei Balcani che provocheranno proprio un calo delle temperature, specie nei valori massimi, con massimi a Clusone intorno ai 10-12 gradi. Venerdì qualche locale apertura potrebbe interessare il nostro territorio, ma attenzione perché nel weekend un nuovo peggioramento, forse più intenso, potrebbe arrivare sul nostro territorio. E per il meteo è tutto, a voi la linea. Ci fermiamo per una pausa, tra poco.
Torniamo in onda e continuiamo con i programmi alle 20.10 sul canale 88. Trasmetteremo A Casa dello Chef alle 20.30 il rotocalcolo, alle 20.50 Oltre Confine con Giacomo Ferrari. Questa sera ci sarà Pierino Bigoni per parlarvi di funghi. Alle 22.10 trasmetteremo Salus TV, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.20 Mane Nobiscum e alla 00.30 la terza ed ultima edizione del nostro notiziario telegiornale, in onda anche alle 21.30 sul canale al numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo la partita del campionato provinciale Boccette, Leon Bar 3, Leon Bar 1, mentre alle 23 la gara di Schirol Sovere Bossico. L'almanacco domani, domenica 27 settembre, il sole sorge alle 7.08 minuti e tramonta alle 19.14. La durata del giorno è di 12 ore e 6 minuti. La luna sorge alle 18.51 e tramonta alle 7.26 del giorno successivo. La fase lunare, la luna è piena ed è visibile al 97%. E con questo è tutto. Noi vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.